ultimo minuto al palazzetto di Cervia, finale del torneo Città di Cervia con l'Unieuro sotto di 2, 9-4, 9-2, 49 secondi in attacco per tirare su una partita che ha dominato per 30 minuti, ma che si è vista usurpare da Imola all'interno di un ultimo periodo in cui Forlì un po' si è specchiata nei suoi fantastici 30 minuti iniziali, un po' probabilmente è venuta a mancare la benzina, del resto com'è nella serata precedente, sta di fatto che Imola con grande caparbietà si è rifatta avanti, adesso conduce di 2, 33 secondi dalla fine, in attacco con Ranuffi. Penetrazione in controtempo con il rimbalzo conquistato a Crockett, si apre per Blackshear, una manata di Maggioli, manda la palla sul fondo. La rimessa dal fondo è effettuata da Francesco Paolin, miglior realizzatore per Forlì di questa partita. Alza la palombella per Blackshear, 16 da giocare, più o meno Forlì può andare fino in fondo, vediamo se si va per l'overtime o per il tiro da 3 punti. Blackshear viene attaccata la palla da Ranucci, allora si va da Pieris che con tutta l'esperienza del mondo si avventura in una piroetta tra due uomini e conquista due tiri liberi che possono portare Forlì vicino all'overtime, anche se Imola non avrà esattamente molto tempo. Errata corrige, non ci sono tiri liberi perché il bonus non è esaurito da parte di Imola, ancora un fallo da spendere, Imola va rotondo, Blackshear da 8 metri, sbaglia, ha vinto Imola il torneo Città di Cervia, finale 9-4-9-2, esce la tripla difficile oggettivamente di Blackshear e vince Imola. Una Forlì che è stata convincente per 30 minuti, ma come ripeto la serata precedente, l'ultimo quarto ha visto un calo drastico per ragazzi Garelli. Complimenti a Imola per la vittoria del torneo. Action! Complimenti a te! Venire a sparare un po' di merdina qua, però parliamo un po' il culo come sempre, andiamo, dai, avanti! Falsa riga di ieri sera, 30 minuti decisamente sul pezzo. 26, dai, qualcosa, forse anche qualcosa meno. Poi vabbè, insomma, diciamo, cervelli che improvvisamente si annebbiano, questa è la sensazione. No, forse anche. Sono i cervelli, sono i muscoli, perché poi non risponde più, non si sa bene cosa si spenga prima. No. Questa sera purtroppo, al contrario di ieri, non abbiamo avuto la rotazione, no? Ieri avevamo tutti i 10. Oggi Ferri non ha giocato perché ieri la situazione non era migliorata, era peggiorata stamattina. E Vico ha un problema che al tendine che si è gonfiato sotto, quindi non aveva senso farlo giocare troppo tempo. E quindi dopo abbiamo dovuto tirare il collo a gente che in questo momento. Poi Bonacini alla fine giocando troppo si è indurito il muscolo e Blackshear ha giocato tutti i 20 minuti secondo tempo perché non c'erano cambi, era dovuto giocare anche da guardia, da esterno, cosa in questo momento non siamo pronti, cioè su certe cose non siamo pronti e si è visto, insomma. Indicazioni positive nei 27 minuti, perché bisogna poi portarsi a casa anche le indicazioni positive da Paolin, sfrontato come credo tu lo vorrai sempre, e anche i due americani oggettivamente incominciano a carburare, anche Crockett. Sì, quando eravamo ancora freschi e avevamo una rotazione ancora decente, si sono viste buone cose, loro per contro hanno fatto una tattica diversa, hanno giocato a ruotare molto anche con i ragazzini nel primo tempo, poi tenerci il minutaggio sul finale. Dopo sono oggettivamente io pensavo che ne avessimo un po' di più a livello di tempo, di arrivare un po' più lungo, però è anche vero che quando si fermano i giocatori, dopo gli altri fanno più fatica, fanno più minutaggio, fanno più fatica. Ma non sono per niente preoccupato, cioè sono preoccupato di, come sempre, della salute, tanto la squadra per lavorare hanno bisogno di essere in salute, poi è chiaro che un giocatore che ha un problema c'è sempre, non è che, però quando cominci a averne 3 o 4
fai fatica ad andare avanti, non lavori bene in settimana, di questo mi preoccupo, non tanto della partita di sesti. Piero Ticchi, vincitore del torneo Città di Cervia, beh, chi l'avrebbe mai detto, a 15 dalla fine eravate sotto di 15, di 17 con Forlì, si segnava da tutte le parti, poi? Beh, una squadra che ha... quello che sono più contento, una squadra che ha fatto vedere quanta voglia di giocare insieme, quanta voglia di reagire, di non mollare, e in questo momento questi sono per me segnali importanti su cui poi costruire un lavoro offensivo e difensivo che è ancora tanto lungo. Fatto la scelta di ruotare molto nel primo tempo anche con i giocatori più giovani, proprio nella logica forse di provare a vedere di arrivare a fare un finale, sì, no, per il... non era proprio per cercare di tutelare, avendo giocato ieri, essendo in precampionato, avendo fatto 14 giorni di preparazione dura, era proprio non rischiare nulla, e poi anche qualche problema di fallo mi ha consigliato dentro di me di non fare, di avere tante rotazioni come ci sono state. Hai un americano in prova fino a scade, no, domani, no? No, lo tieni? Non è più in prova. Vai dritto, vai. Abbiamo appena comunicato adesso negli spogliatoi a Brandon che starà con noi fino al contratto prolungato fino a fine campionato. Bene, buon lupo, ci vediamo. Grazie. Domani.